La sovranità appartiene al popolo, punto. Il quale popolo, con un meccanismo che è scritto nel libro di carta d'identità elettronica, può in ogni momento chiedere le elezioni e il rinnovo del capo dello Stato. Oggi noi non abbiamo questa possibilità. Oggi il Presidente della Repubblica, che non è eletto dal popolo, è eletto dal Parlamento, chiede a tutti, alla Confindustria, ai sindacati, ai politici, ai capigruppo, al Papa, chiunque, se si può andare all'elezione, tranne che a me. A me no. Scusate, cioè, sto scomodo seduto, impiantato lì sotto. A me non mi chiede nulla, a me non mi chiede niente. Allora, io dico questo, se tutto ciò corrisponde al sentire e vi soddisfa, siamo qui per fare dei pensieri. E non so come dire, cioè, torniamo ancora a monte, non è che qualcuno arriva qua e dice no, perché è così, deve essere per forza così, ho detto che è così, assolutamente così. Oggi la mia proposta è la semplificazione, non il federalismo che fa solo... Esatto. E quindi un responsabile per ogni processo. Sì. Che rappresenta il, sì. Il governo. Tutto il 45. È ben spiegato... No, il 45 è il collegio, è il parlamentino, chiamiamolo. È tutto chiaramente ben spiegato perché è molto articolato la proposta, adesso in quattro parole è difficile entrare nei meccanismi, però non voglio renderlo poi così difficile, è abbastanza semplice. Significa semplificare. Il federalismo perché ha un tarlo nel suo essere? Intanto Bossi sono 20 anni che dice che fa il federalismo e sono 20 anni che il federalismo non si è visto e si è preso il Ministero dell'Interno e tutto il resto. Però non siamo qua per fare politica, per dire lui contro l'altro, il cattivo e buono, no? È una considerazione sempre del pensiero di cui parlavamo prima. Ma qual è il problema del federalismo? È che io posso anche spostare il funzionario da Roma a Bergamo. Ma se le regole sono le stesse e il sistema è lo stesso, io ho solo più problemi perché è venuto quello lì a farmi un mazzo tanto ancora di più perché c'ha gli occhi esattamente più vicini a me di quando non ce l'avesse a Roma. E mi replica i sistemi della rappresentanza che costano. Allora, è difficile dire la sovranità appartiene al popolo, punto? O il popolo dice, no, ma a me non mi far decidere. No, ma cosa mi fai dire? No, fanno loro, io non lo so queste cose, falle fare a loro che sono politici. Poi escono dall'altra stanza e dicono, questi politici, cose là. Cioè, pensieri che sto facendo, ripeto, pensieri che sto facendo e che sto condividendo con voi. Quindi, solo questo. Ho scritto un libro, non ho corazzato le armate. Ho scritto un libro, guardate, è un libro. Cioè, hai capito? Nel senso, è un libro, giusto? Cioè, non è che dici, no ragazzi, adesso io ho pensato a tutto questo progetto, state tranquilli, lì ci sono 50.000 corazzate, vedrete che fare. No, venite dietro a me perché io ho ragione, sì, guarda, è sicuro. Hai capito? Per attuarlo. Sì, ma non, no, fa più rivoluzione un libro che un cannone. Lo sai? Anche i cannoni. Dopo arrivano quelli che...